rimborsi a scaglioni che vadano da un indennizzo del 99% fino al 75% sulla base del reddito per i risparmiatori azzerati dal decreto dello scorso 22 novembre. A proporlo è l'Associazione Vittime del Salvabanche, che ha nuovamente fatto sentire la propria voce ed espresso le proprie perplessità riguardo al decreto sui rimborsi, questa volta in Senato, dove è stata ricevuta dall'onorevole Mauro Maria Marino, presidente della Commissione Finanza. Abbiamo portato, diciamo, le nostre considerazioni principali sul decreto, appunto, che fissa i rimborsi, quali sono a nostro avviso i paradossi e quindi le motivazioni per le quali chiediamo che il rimborso non sia così parziale, ma sicuramente che risolva il problema alla radice. L'associazione ha proposto un equo allargamento della base dei rimborsi di reddito, ponendo tre soglie per i ristori: indennizzo del 99% per chi ha reddito sotto i 18.000 euro, 80% per chi non arriva invece a 35.000 euro ed infine 75% per redditi inferiori a 55.000 euro. Ed infine, per chi rimane fuori dal rimborso automatico, la proposta è quella di prevedere un ristoro attraverso l'emissione di bond a 10 anni senza interessi, come strumento deflattivo del contenzioso. Abbiamo richiesto questa misura per gli esclusi dal decreto, cioè quelli totalmente esclusi che non hanno alcuna possibilità neppure con l'arbitrato. Questa è un'ipotesi che noi abbiamo portato per risolvere appunto il contenzioso e spengere quello che succederà alle innumerevoli cause legali che poi questi risparmiatori andranno a fare, quindi magari uno scambio titoli da richiedere al PTD anche con scadenza decennale.